arrivata tardi rispetto alle vicine letterature europee, la lingua italiana nel 300, nel XIV secolo, che è un secolo di crisi tremenda per tutta l'Europa e anche per l'Italia. Nel 1348 c'è quella cosa terribile che è la peste nera, che lascia dei segni fondamentali nel Decameron di Boccaccio e nello stesso canzoniere di Petrarca, perché Petrarca indica la morte della donna amata, Laura, proprio nell'anno del 1348. Comunque il secolo si apre con le grandi opere di Dante, che dopo la poesia d'amore stilnovistica, dopo la Vita Nuova, che è la prima storia in fondo d'amore, dove appunto una sorta di romanzo costruito attraverso le poesie d'amore di Dante per Beatrice, che risale alla fine del secolo precedente, dopo il 1290, dopo la Vita Nuova e dopo tutte le sue rime d'amore d'altro tipo, Dante all'inizio del 300 dà alcune opere capitali come il Convivio, De Vulgari Eloquentia, la Monarchia e poi soprattutto, no, questo grande capolavoro, la Commedia Divina, chiamata più tardi, no, che è uno dei grandi capolavori mondiali. Se c'è un'opera che non si può sintetizzare in quattro parole, in 10, in 20, è sicuramente la Commedia, no? Il poema sacro al quale ha posto mano il cielo e terra, a cui Dante affida tutto il senso della propria esperienza e tutto il senso dell'esperienza dell'intera umanità nella visione del rapporto con l'aldilà, attraverso il viaggio nell'oltretomba, no? Nell'aspirazione ad una beatitudine assoluta, ad una soluzione di tutti gli orizzonti dell'esistenza umana, e quindi in una prospettiva ultraterrena, totalmente religiosa, ma anche in una prospettiva fortemente terrena, con un intenso amore per la vita contemporanea, un'intensa assoluta esigenza di giustizia, facendo rappresentare la varietà del mondo in tutti i suoi aspetti, dando per la prima volta un'evidenza fisica alla realtà, ai luoghi del mondo, ai personaggi della storia, ai personaggi del passato, ricollegando l'esperienza contemporanea al mondo antico. Ecco, è un'opera capitale, totale, assoluta, insomma, no? Che dobbiamo continuare a leggere pur nella sua distanza da noi, distanza che è solo relativa perché poi la lingua di Dante è ancora la nostra lingua, insomma. È stato calcolato che il 90%, no, del lessico dantesco è ancora vivo tutt'oggi, insomma, no? Non dobbiamo perdere i rapporti con questo grande capolavoro. Dante muore nel 1321 dopo aver portato a termine la terza cantica, l'ascesa assoluta alla visione di Dio, dove appunto l'io che davanti all'assoluta presenza divina viene come trascinato a seguire il movimento dell'universo, spinto dall'amor che muove il sole e le altre stelle. Ma quando Dante muore, Petrarca è un bambino, un adolescente, Boccaccio è ancora più giovane, ma questi due scrittori nel corso del 300, no, fanno delle opere capitali che anch'esse, e in un certo momento anche più fortemente della commedia dantesca, agiranno su tutta la letteratura europea moderna. Sono i due grandi emblemi della modernità letteraria. Petrarca, da una parte, con la sua opera latina, ricchissima, che rappresenta un nuovo rapporto col mondo antico, e la ricerca di un originale rapporto con i classici che Petrarca sentiva tradito dalla cultura precedente, dalla cultura medievale. Da una parte appunto Petrarca latino, tante opere capitali, ma poi soprattutto Petrarca, l'autore del canzoniere, il Petrarca lirico, da cui prende fondamento tutta la tradizione lirica europea, tutta la poesia del petrarchismo italiano e non solo, che agisce proprio con un fascino assoluto nella sua costruzione di un inseguimento del desiderio che non si realizza mai, c'è qualche cosa di inexpletum, come dice Petrarca con parola latina, no?
di non colmabile nel desiderio, e la sua grande poesia dà aspirazione con una perfezione stilistica assoluta in un orizzonte rigorosamente classicistico e da questo punto di vista molto diversa dalla poesia dantesca, dà espressione appunto a questo desiderio. Amico di Petrarca è Giovanni Boccaccio, che invece insomma, è il grande maestro poi della prosa, no? della prosa narrativa, che costruisce una letteratura rivolta ad un pubblico relativamente ampio, e anzi lui sottolinea prima di tutto il pubblico femminile per il Decameron, no? Dove appunto la rappresentazione della realtà attraverso la forma della novella diventa un percorso sulla totalità del mondo, sulla vita mondana qui. Tant'è vero che si è usata una formula per definire il Decameron in opposizione alla commedia divina di Dante, la commedia umana, no? Una commedia ricchissima dove il comico e il tragico convivono, insomma c'è un'immagine della totalità del mondo, no? Del mondo che è quel mondo del XIV secolo, con un desiderio fortissimo, no? Di dare a questa narrazione un valore di modello, di equilibrio, tant'è vero che le novelle sono narrate da 10 giovani che fanno parte di una brigata che si riunisce fuggendo alla peste che imperversa a Firenze, e in questa brigata si tende, insomma, pur parlando della varietà estrema del mondo, si tende a dare un'immagine di equilibrio, di distacco, di distanza dalla realtà stessa. Narrazione degna, narrazione di alto livello. Ora, Boccaccio, come Petrarca, dicevo, no, rappresenta proprio uno dei più grandi modelli per lo sviluppo poi della cultura italiana ed europea successiva. Poi naturalmente il 300 è anche ricchissimo di tante altre esperienze in ambito religioso, in ambito laico, nella poesia, nelle prime forme di rappresentazione che sono le sacre rappresentazioni religiose, tante cose di cui non abbiamo certo la possibilità di parlare in questa sede.